Allora, come organizzo il mio tempo di lavoro? Il mattino è dedicato generalmente alle lezioni con gli studenti, per cui ho organizzato un paio di lezioni alla settimana con ciascuna classe per poterli vedere sulla piattaforma online che la mia scuola ha attivato. In quel momento quindi cerco di fare lezioni come se fossi in classe, spiego, correggiamo gli esercizi, rispondo alle loro domande e così via. Il pomeriggio è generalmente dedicato alla preparazione dell'incontro della giornata successiva, per cui preparo slide, cerco fotografie o carte geografiche che posso mostrare ai ragazzi attraverso la condivisione del mio schermo, correggo i testi che mi mandano, le ricerche che mi mandano, rispondo alle loro domande e assegno i compiti alla classe che ho visto quella mattina in modo che possano occupare il resto della settimana senza dimenticarsi della mia materia, delle mie materie. Quali strumenti sto utilizzando? La mia scuola ha attivato la piattaforma G Suite per docenti e studenti, per cui ogni ragazzo ha una classe su Google Classroom, per ciascuna materia. Qui, oltre a questo, i ragazzi possono appunto attivare Google Meet, che è la piattaforma per fare video lezioni, per cui ci incontriamo su questa piattaforma digitale e posso spiegare in questo modo, i ragazzi possono vedere me e vedere anche i compagni. I metodi che sto utilizzando, cerco di privilegiare il momento di incontro con i ragazzi durante il Google Meet, quindi lì dedico la maggior parte del mio impegno perché cerco di spiegare come se fossimo in classe. Gli al altri metodi che sto usando, cerco di, appunto, per non far loro dimenticare ciò che abbiamo fatto, assegno loro dei compiti, privilegiando sempre la parte digitale, per cui in modo che loro non debbano fare foto da inviarmi o dove magari non riesco a leggere, loro stessi devono fare foto a più pagine dei libri, cerco di inserire tutto quello che i ragazzi devono fare su Classroom in modo che abbiano una sola piattaforma da controllare, perché comunque alle medie, in prima media, sono forse ancora un po' piccoli e guidati dai genitori che pure hanno i loro impegni. E quindi in generale cerco di privilegiare questo aspetto, inserisco, perché Google ne dà la possibilità, presentazioni, documenti e video. Gli studenti stanno reagendo bene, in generale anche in classe reagiscono molto bene alla parte digitale delle spiegazioni, per cui questa cosa ha suscitato molto entusiasmo, molti si impegnano anche più di quanto non facessero in classe. Al contempo però questo ha fatto nascere anzi ha mostrato le difficoltà oggettive di molti studenti che magari non hanno i dispositivi adatti per potersi collegare e vedere i compagni, oppure hanno fratelli che contemporaneamente stanno seguendo le lezioni online, per cui anche loro utilizzano la connessione che diventa molto lenta, oppure altri ancora che effettivamente non hanno i dispositivi adatti per poter seguire la lezione. Il lavoro ne è apprezzato, sì, anche i miei colleghi hanno avuto riscontri positivi da parte dei genitori che hanno apprezzato soprattutto il fatto che i ragazzi possano avere riconquistato parte della loro quotidianità soprattutto attraverso gli incontri online su Google Meet, dove hanno potuto rivedere i compagni e dei docenti, e i ragazzi appunto sono molto entusiasti di questo e apprezzano quello che facciamo perché effettivamente la scuola manca loro molto nella maggior parte dei casi. Esperienze o competenze didattiche su cui mi sono basata non sono molte, nel senso che in classe pure utilizzavo risorse digitali da proiettare sulla LIM per non rendere la lezione troppo piatta, per cui cercavo di associare e affiancare al testo scritto la mia spiegazione, spesso in classe anche dei video, o dei quiz da poter fare in classe utilizzando e sfruttando la LIM e che sono molto apprezzati solitamente, per cui ho cercato di rimettere in gioco e rimettere in campo quello che già facevo in classe, attraverso la strumentazione digitale di Google Classroom, ma allo stesso tempo ho dovuto anche reinventare le mie lezioni e il mio tempo, attraverso dei portali che non avevo mai utilizzato, per cui un po' attraverso dei tutorial online e un po' attraverso l'esperienza e il provare giorno per giorno, sono riuscita ad arrivare ad un equilibrio.
Questa esperienza la sto vivendo piuttosto bene, nel senso che chiaramente fare lezione da casa e in forma digitale non è come fare lezioni in classe, non posso vedere realmente i ragazzi, al di là del fatto che mi stiano seguendo o meno, perché spesso chiudono le webcam, per cui non so se si collegano e poi vanno a giocare all'Xbox, però al di là di questo credo che sia molto importante e l'80% del nostro lavoro sia il contatto con gli studenti, il poterli vedere in classe, capire cosa provano e che cosa pensano, cosa che dietro ad uno schermo è molto più difficile fare, quasi impossibile direi. Quindi è sicuramente un'esperienza provante che mi fa rendere conto di quanto sia importante la scuola nel suo aspetto fisico. Allo stesso tempo, però, credo che questa esperienza sia necessaria nel tempo che stiamo vivendo, proprio per, come dicevo prima, restituire ai ragazzi la quotidianità che hanno perso, non solo i ragazzi, ma anche a noi, perché comunque il momento della lezione al mattino è molto stimolante per me e è molto positivo per la situazione che stiamo vivendo. Per cui credo che questo momento abbia molto da insegnare sia ai ragazzi, ma anche e soprattutto a noi e alla scuola italiana, perché effettivamente ha fatto emergere tantissimi limiti e tantissime difficoltà, sulle quali bisognerà poi ripensare, e molto bene, direi, quando torneremo alla normalità.